Food Attraction 2020, ci troviamo allo stand di Carlsberg Italia, il noto brand di birra che oramai da tanti anni è presente qui in Italia con una posizione di leadership sul mercato. Ci troviamo in compagnia di Antonella Reggiori, la Corporate Affairs Director dell'azienda. Antonella, benvenuta. Grazie. Antonella, perché qui a Beer and Food Attraction? Allora, innanzitutto per una serie di motivi. Quello più importante è perché riteniamo che questa sia una platea estremamente importante, rilevante, autorevole nel mondo della birra. Quindi vogliamo esserci. Siamo tornati, direi, dopo qualche anno, siamo tornati in maniera, direi, abbastanza importante, con uno stand molto particolare. Abbiamo deciso di lavorare qui per dare ai nostri brand la giusta credibilità, ogni brand con il proprio ambiente, ogni brand con la propria casa. Questa è la ragione per la quale il nostro stand si presenta esattamente in quattro spicchi. C'è un mondo che ti accoglie, che è quello di Carlsberg Italia, dove parliamo di sostenibilità, di innovazione, e c'è un mondo invece che è quello degli altri brand, e a partire quindi da Birrificio Angelo Poretti, da Tuborg, poi Grimbergen. Ogni brand si presenta ai propri consumatori esattamente con la propria casa. Questo non era facile, direi che ci siamo, credo, abbastanza riusciti, anzi ci siamo riusciti molto bene. Una ragione per la quale poi siamo qua è per parlare, per continuare a parlare della nostra tecnologia di spillatura della birra, quella che ha fatto, è stata assolutamente rilevante nel panorama birrario, quella che ha sconvolto le regole della birra, la regola della spillatura, che è appunto quella della nostra tecnologia Drum Master, e che abbiamo praticamente in ognuno dei nostri spicchi, con ognuno dei nostri brand. La caratteristica di questa tecnologia ci consente soprattutto di parlare di qualità della birra, perché la qualità è perfetta, esattamente come in birrificio, ma ci consente soprattutto di parlare di sostenibilità. La sostenibilità è il cuore di Carlsberg. Carlsberg, sapete, che è retta da una fondazione industriale la più antica al mondo, e quindi questo ci consente in qualche modo di portare qua questo messaggio, perché i nostri fusti sono, una volta consumati, possono essere messi nel circuito della plastica, e quindi non essendoci più il flusso di ritorno verso la birreria, hanno un impatto ambientale sicura, e quindi un'impronta ambientale sicuramente molto amica dell'ambiente. Quindi queste sono le nostre ragioni. Abbiamo una chicca in più per Beer Attraction. In questa tecnologia, con questa tecnologia, presentiamo la nostra soluzione di digital, quindi è il nostro Digital Drum Master, che consente, attraverso una serie di sensorizzazioni, di dare al punto vendita, al gestore del punto vendita, una serie di informazioni. È un CRM, si dice, quindi di dare una serie di informazioni sul consumo dei nostri brand, sulle caratteristiche, sulle tipologie, sulle fasce orarie, e consente a noi come Carlsberg, come azienda, di capire il comportamento dei nostri brand a casa presso i nostri punti vendita. Direi che è un'ulteriore dimostrazione di come, direi, l'innovazione è a casa di Carlsberg. Beh, tu sei stata esaustiva e soprattutto sei rientrata nei tempi televisivi. Io vorrei farti tantissime altre domande relative, che so, alla 7 Lupoli o alla 5 Lupoli di Angelo Poretti, oppure sulla nuova birra analcolica che abbiamo appena assaggiato, e credetemi, è davvero molto molto gustosa, e tanto altro. Ma ne approfitteremo prossimamente scrivendone su Il Fuori Casa, la nuova rivista dedicata all'oreca e al food service, che potrete richiedere scrivendo a info@ilfuoricasa.it. Antonella, grazie per il contributo e a prestissimo. Grazie a voi, grazie soprattutto di questa grandissima opportunità che ci avete dato di parlare di noi a un pubblico meraviglioso. Grazie.